Salve a tutti, in questo video vedremo un'altra partita di Tal, talvolta giocata ad una simultanea a Stoccarda nel 1969. Il suo avversario di nome Sviridov non è certo l'ultimo arrivato ma subisce una combinazione che ha veramente dello storico. Vediamo quindi cosa hanno combinato i due in questa specie di serie di mosse intermedie veramente spettacolari. Questa partita tal gioca con il bianco e Sviridov con il nero. Si inizia con una difesa siciliana, quindi apertura molto comune e stuzzicante da parte del nero. Cavallo F3, eh, D6, D4, C per D4, quindi classica siciliana aperta con il nero che cattura appena possibile in D4 in modo da lasciare il bianco con una minoranza di pedoni al centro. D'altra parte però il bianco guadagna abbastanza dal punto di vista dello sviluppo. Cavallo F6, anche questa mossa tipica si attacca questo pedone. Il modo migliore per difenderlo di solito è cavallo C3. Come viene giocato da Tal, eh, forse la spinta F3 sarebbe un po' troppo prematura, eh, lascerebbe il re bianco, forse un po' troppo esposto. E in ogni caso, il bianco sviluppa un pezzo così facendo. A questo punto, il nero entra nel dragone. Eh, di solito, qui la più giocata è la Nidorf con A6 in modo da bloccare l'ingresso al bianco a questa casa, ma. Anche la variante del dragone è abbastanza eh, usata, si porrà l'alfiere in G7 in modo da attaccare fortemente questa diagonale. Ok, si prosegue con l'alfiere 3, la cosidd il cosiddetto attacco jugoslavo, viene sviluppato questo alfiere e il bianco già comincia a prepararsi per un eventuale arrocco lungo e conseguente spinta forsennata dei pedoni per sfondare l'arrocco corto del nero. Ok, FG7, anche qui tipica completa il fianchetto ora F3, mossa anche questa abbastanza tipica che prelude probabilmente la spinta G4 ora allora G4 è difesa dal pedone quindi non può essere preso dal cavallo ok qui di solito nella rocca per mettere il re al sicuro e prepararsi a fronteggiare l'avanzata dei pedoni in questo caso forse Sviridov ha preferito traccheggiare un pochino lasciando il re al centro e ha giocato a cavallo C6 quindi niente di male, mossa di sviluppo di 2 anche questa da parte di tale è tipica per questa batteria in caso sfianchettare l'alfere del nero se servisse è una mossa abbastanza non comune l'alfere di 7 qui anche qui il nero eh, prima o poi deve arroccare nelle varianti più comuni di questa apertura si prosegue quindi con tal che arrocca di fatto l'ultima mossa di donna dava questa possibilità ora c'è già anche l'opportunità di ferrare questo attacco sulla colonna D con questa batteria Ok, ecco che il nero qui gioca forse una delle mosse più dubbie, non molto dubbie, ma comunque più dubbie di questa fase dell'apertura. Viene giocata eh, donna a 5. Ok, sembra che eh, il nero porti tutto l'attacco sul lato di donna con questa mossa. Si comincia a fare pressione su a 2 e eventualmente questa mossa potrà sostenere anche l'attacco. Tuttavia, in questo caso si preclude un pochino il Libero avanzare dei pedoni neri sul lato di donna proprio perché ora sono stracolati dalla donna inoltre. Nero potrebbe facilmente perdere tempi mentre che il bianco potrebbe in qualche modo attaccare la donna, ad esempio con un cavallo B3. Ancora una volta, forse era più consigliabile arroccare corto e prepararsi all'avanzata dei pedoni dell'avversario. Ok, qui. Ci poteva benissimo anche stare subito cavallo B3. rispedendolo la donna ambittente, ma Tal si lascia questa opportunità per dopo il giocare B1 rinforzando questo pilone mettendo il re più al sicuro. Ora non è neanche più sulla colonna semiaperta C si prosegue con torre C8. E ora tutti gli attacchi del Nero. A raggi X portano sul cavallo C3, che è un obiettivo abbastanza sensibile, effettivamente. Tuttavia, ancora gli attacchi sono prettamente chiusi e però il nero non può fare nulla. Su C3, appunto, ecco perché tal può giocare G4 e cominciare ad avanzare i pedoni sulla dire cercando di sfondare l'arrocco corto ancora prima che il re vi si possa mettere. Quindi, a questo punto, il re o arrocca subito, ma in tal caso l'attacco del pedone è già molto avanzato, oppure rimane al centro e comunque il re in una posizione del genere non è sicuro. Svido qui ha giocato per una cassa nel tentativo di fermare questa avanzata. Cosa che viene subito in qualche modo rinforzata dalla spinta H4 che difende per l'appunto G5. Ok, ora il nero gioca A6, controlla quindi la casa B5 come nella Nidorf, Si dà l'opportunità di giocare B5 a seguire quindi. Però la manovra dei pedronieri è molto più lenta di quella del bianco. Ora per un momento tal deve temporeggiare perché non può spingere subito g5 perché nero avrebbe subito un forte contro con h per g ora questo pedone effettivamente è inchiodato se prende c'è subito torre per e qui il massimo che può fare il bianco è riguadagnare un pezzo leggero ehm, quindi piuttosto che h per g qui si può giocare al fiere forse per g5 ma in questo caso c'è un difensore in meno sul cavallo di 4, il nero può giocare cavallo per il 4 guadagnando praticamente un pedone. Difatti questo apre l'attacco sul cavallo e in ogni caso dopo questi cambi si arriva alla fine della combinazione con il nero in leggero vantaggio materiale. Quindi per prima cosa tal gioca al fere 2. Quindi mette in comunicazione le torri e schioda eventualmente il pedone H. Ora effettivamente la minaccia è proprio quella di giocare ehm, G5. Qui eh, viene giocata cavallo E5, mossa ancora lenta, okay, che porta un, un altro pezzo in attacco, però in C4 questo cavallo può essere liquidato facilmente dall'Alfiere Campo Chiaro e i pedoni sono sempre praticamente fermi quasi nelle case di partenza. Ecco che per l'appunto Tal gioca G5 come previsto. Ora, con minaccia di catturare in H6, quindi qui H per G è quasi forzata. Dopodiché segue H per G. E ora questo pedone è chiaramente fastidioso, dà noia a questo cavallo e crea seri problemi. Ora è aperta anche la colonna H, quindi il bianco potrebbe eventualmente sfondare su questa linea. Ora, che fare? Si può pensare subito di spostare il cavallo ad esempio in H5 ma questa posizione sicuramente non è molto favorevole per un attacco a cui segue il cavallo B3 con lo scacciamento della donna e al d 4 il bianco si prepara a contrattaccare sulla grande diagonale. Questo in caso di mossa del cavallo nero lascerebbe questo cavallo inchiodato quindi ci sarebbero problemi di salvaguardia per l'alfere G7. Quindi si può provare a roccare in questo modo. L'alfiere è difeso, il cavallo si può spostare. e Ora la mossa F4 che minaccia il cavallo. Ovviamente il cavallo può trovare rifugio. Ma dopo questo cambio c'è cioè, l'alfiere per G7. Il re si porta in G7 per difendere. E ora il bianco, come vedete, ha questo forte attacco tutto pedonale, pronto a sfondare le difese rimaste al re nero. Mentre il nero ha ancora pedoni molto arretrati. L'unico pezzo attaccante è questa torre, ma può fare. Veramente ben fuoco. Quindi piuttosto che giocare cavallo H5 qui il nero ha pensato di infilare una mossa intermedia. Ok, cioè il cavallo minacciato. Dice bene, io catturo una torre. Minaccio di guadagnare una qualità, ok, perché ora c'è l'opportunità di dare scacco con torre per di uno da parte del nero, e in questo caso lascerebbe un tempo in più al nero. Teoricamente di catturare questo pedone. Ok, quindi ancora una volta la mossa più logica sarebbe per il bianco, semplicemente ricatturare questa torre. Ora cavallo H5, è simile a prima, non c'è più il problema dell'inchiodatura, il nero qui sta un pochino meglio rispetto alla variante precedente. Ci sono anche eventualmente possibilità di rigiocare anche rapidamente il cavallo in questa posizione, occhio comunque alla colonna H. Tal però ha visto molto più lungo di questo. Ok, ora qui il nero minaccia di guadagnare materiale perché c'è questa cattura torre per di uno ma tazza ne frega e gioca comunque g per f6 attacca sì l'alfiere quindi a questo punto il nero se ritira la torre eh, dà l'opportunità al bianco di prendere due pezzi leggeri per eh, una torre il che porterebbe il bianco in vantaggio infatti qui la mossa migliore in effetti sarebbe torre a 7 per prepararsi a ricatturare Tuttavia, avendo giocato questa prima mossa, il nero torre per H1, ora dice ok, gioco torre per D1. A questo punto è scacco, quindi forza il bianco a eh, rimuovere, probabilmente catturando la torre, sembra che dopo che il bianco ha catturato la torre, il nero possa semplicemente ricatturare questo pedone. Ed infatti, ad esempio, è un caso di donna per D1, seguo il fere per F6, il nero si ritrova in vantaggio materiale però chiaramente Talla ha visto molto più lungo di così e di fatti ha giocato cavallo per D1 questo lascia nero un pochino in crisi perché ok, ora ha il vantaggio di una qualità momentaneamente però ha la donna attaccata e l'alfiere attaccato se come previsto l'alfiere prende il pedone viene persa la donna quindi sicuramente è fuori questione Qui il nero non resta altro che cercare di cambiare le donne e anche qui il nero si aspettava ad esempio al fiere per donna, cosa che provocherebbe sempre al fiere per pedone e anche in questo caso il nero se ne sta in netto vantaggio materiale. Tal gioca un'altra mossa intermedia, cioè una mossa che esce dalla combinazione logica normale che uno vedrebbe a bomba e gioca perone per g7 lasciando quindi fondamentalmente una donna di vantaggio al nero. Ora potrebbe effettivamente ritirare la donna, però il problema è che dopo tutti questi sacrifici il pedone del bianco è giunto in una posizione devastante e può giocare promozione e matto in fondo. Quindi fondamentalmente il nero non può salvare questa donna. Ecco perché a questo punto ha, eh, il nero qui ha abbandonato. Direi improvvisamente, ma non c'era molto altro da fare. Infatti, proprio la promozione non è eh, fermabile. Qui si può cercare di evitare il matto, ad esempio, spostando l'alfiere in 6 e dando questa casa di fuga re, tuttavia, c'è semplicemente la promozione a donna, il re si sposta unica, un altro scacco inevitabile. Qui la cattura, dopodiché, il bianco, tranquillamente fa fuori la donna nera. E si trova con due pezzi in più, e quindi partita chiaramente facilmente vinta. Quindi, recapitolando, partiamo dalla mossa torre per h1 del nero. Qui il nero minaccia di catturare una qualità perché c'è questo scacco. Il bianco se ne frega, gioca pedone per cavallo. Minaccia di guadagnare quindi due pezzi leggeri per una torre. Il nero. Cattura la torre, minaccia di rimanere quindi con eh, una qualità di vantaggio. Il bianco però non può fare a meno di catturare questa torre e ora minaccia la donna e minaccia anche l'alfiere. Il problema da difendere maggiormente sembra la perdita della donna. Quindi il nero cattura. Questa donna minaccia di rimanere con una donna di vantaggio e il bianco continua a fregarsene perché a questo punto va a minacciare il matto. Quindi vedete, è stata una serie di sequenza eh, tattica in cui fondamentalmente ogni giocatore minacciava sempre più, una specie di partita a poker in cui entrambi rilanciano sempre maggiormente. E arrivati a questo punto, eh, sopra il matto non si può rilanciare altro purtroppo per il nero e quindi ha dovuto tirare il remo in barca e abbandonare. Ok, gran bella abbinatura di Tal che ha fatto di tutto per far diventare donna il proprio pedone riuscendoci in modo veramente spettacolare. Difatti sin da quando il pedone ha preso il cavallo sembrava non potesse andare lontano ma Tal è riuscito a guadagnare tempetti con mosse intermedie che hanno permesso al pedone di sfondare prima il cavallo e poi l'alfiere e poi finalmente minacciare Promozione con matto imparabile per il nero senza rendere tutto il materiale con gli interessi. Ok, quindi per questa partita è tutto. Ci vediamo al prossimo video. A presto e ciao ciao.